Ciao ragazzi, come state oggi? Ciao! Qui a Milano sta nevicando, è un evento incredibile e fra un po' tutti sui social network inizieranno a insultarsi tra di loro. Sì, ai milanesi non piace la neve. Quando uscirò con il cane mi metterò a cantare Let It Go e a ballare per il mio giardino. Ma non ditelo a nessuno. L'hai appena detto a circa 10.000 persone? Comunque, tornando a noi. Qualche settimana fa mi ha contattato l'ufficio stampa di Playmobil. Purtroppo non ha un jingle, almeno che io sappia, e quindi me lo sono inventato ora, già. E mi hanno chiesto se volevo recensire qualcosa, e vi dico la verità, quando ero piccola non ho mai giocato con i Playmobil, anche se invidiavo tantissimo un set che aveva una mia amica con i cavalli, penso fosse un maneggio. Poi Babbo Natale non me l'ha mai portato ed è una di quelle cose che ho ancora in testa. Vabbè, come al solito sto divagando. Sta di fatto che io subito gli ho chiesto: se volete mandarmi qualcosa, potreste mandarmi uno dei set dedicati a Dragon Trainer o How to Train Your Dragon in America? E loro sembrano averlo fatto. E questo è ovviamente il set con Sdentato e Hiccup, fa parte della serie Dragons. Penso che abbiano deciso di usare questo nome perché da noi si chiama Dragon Trainer, in America si chiama How to Train Your Dragon e le due serie TV si chiamano Dragons Something, ora non mi viene in mente come si chiamano esattamente, ma le seguo sempre, e quindi hanno deciso di chiamarla così, Dragons, quindi draghi. Ci sono altri set, sì, anche quello con Stormfly o Tempestosa, che è il drago preferito di Elisa. Sì, infatti ho sempre qui sulla mia scrivania la mia Tempestosa. E anche il mio Sdentato, in realtà, eccolo qui. Quindi sì, tornando a noi, oggi sono particolarmente divagante. Hanno fatto un altro set con Stormfly barra Tempestosa e Astrid. Poi, per quanto riguarda i draghi, una con il cattivo del secondo film. E hanno fatto proprio dei playset senza draghi, purtroppo, come Burke. Vi lascio qui le immagini, comunque. Sì, per ora ci sono solamente tre draghi, quindi. Speriamo che poi facciano anche gli altri. Fateci sapere se avete visto questa serie nei vostri negozi, se avete pensato, interessante. Oppure no. E come vi abbiamo detto, in questo set c'è anche Hiccup, e lo possiamo già vedere qui in fondo a destra su questa scatola. Ed è Hiccup, solamente, insomma, questa è la faccia classica dei Playmobil. I fan Playmobil amano i Playmobil perché hanno questa faccia. Però riconosciamo che è Hiccup solo dai vestiti, eccetera, se no non avremmo mai riconosciuto. Ieri con Photoshop ho pensato se avessero fatto anche Sdentato barra Toothless così, e ho fatto questo super fotomontaggio bellissimo, fatto proprio bene. Però ti immagini, sarebbe stato devastante. Anzi, alla scatola sembra bellissimo. Questo playset è consigliato dai 4 ai 12 anni, quindi dai 4 all'infinito per me, perché se vi piace, come dico sempre, non importa che età avete, basta che una cosa vi piaccia, mi renda felice, compratela. Basta che non sia qualcosa che fa male, tutto il resto lo potete comprare. Questo set sembra avere 16 pezzi, almeno immagino che PC significhi pezzi. Sapete, queste scatole sono sempre molto minimal, quindi dovrebbero essere comprensibili per chiunque, tranne che per me ovviamente. E qui sotto ci dice anche con luce LED, quindi si dovrebbe illuminare. Spero tantissimo che le pile siano incluse, se no potrebbe essere un problema. Forse no, vedremo. E questo è per l'appunto il retro della scatola, che come vi dicevo è molto minimo, e così anche se non sapete leggere, non so perché, cioè dovreste saper tutti leggere, non lo so, non siete mai andati a scuola o vivete in un'altra dimensione, qui ci fa vedere un pochino che cosa troveremo all'interno, e ci dice anche l'apertura all'area totale del nostro Sdentato, che è ben 48 centimetri. Qui c'è un'altra immaginina che ci fa vedere che il nostro Hiccup arriva con tutti gli oggetti che ha nel film, e che la parte artificiale della sua coda si può staccare, per creare quindi nel gioco anche dei momenti di tensione in cui state per schiantarvi. Bene, sì, le batterie non sono incluse. Già, però ce ne abbiamo. Sì, miracolosamente le abbiamo, sono le AAA, come le chiamo io, quindi non le stilo classiche, ma quelle un pochino più piccoline. E immagino che i LED serviranno per far illuminare la sua nuova cresta da alfa che ha nell'ultimo film. E quindi ora lo tireremo fuori dalla scatola? Esatto, ci rivedremo dopo il cut. Intanto fatemi sapere nei commenti se continuate a essere fan di How to Train Your Dragon, se avete acquistato questa serie Playmobil, se l'avete chiesta per Natale, insomma fatemi sapere come al solito tutto nei commenti e le vostre impressioni. Ci rivediamo tra poco. Scusate se sono tornata più presto del previsto, ma volevo mostrarvi come questa scatola sia geniale. Infatti, se seguite le istruzioni potete rimettere il contenuto dentro, richiuderla e metterla magari in uno scaffale a mo' di libro. Insomma, è fatta veramente molto bene ed è davvero un'idea geniale. Ma anche se ci state giocando potete rimettere tutto qui dentro, non come me, come vi dicevo nello scorso video, buttando tutto a caso in un cestone quando ero piccola. Insomma, don't be Elisa. Bene, eccoci qui ragazzi, tornati. Sì, toglierla dalla scatola è stato facilissimo, cioè non devo neanche parlare, infatti me ne vado, cioè mi metto qui di fianco.
Ok, arriva con un paio di istruzioni facilissime, non c'è scritto niente, sono a figura, e un mini booklet che ci fa vedere tutte le novità Playmobil. E devo ammettere, come vi dicevo, che non sono espertissima in merito. Loro mi hanno mandato un altro set, che è il set matrimonio. Fatemi sapere se lo volete vedere nei commenti, ovviamente. Quindi, insomma, imparerò. L'unica cosa a cui serve la pila AAA, di cui vi parlavo prima, è per accendere, come vi ho già detto, le sue scaglie. Eccole qui, ha una luce LED blu ovviamente, ed è molto carino perché la pila va in questo piccolo scomparto, vedete, qua sotto, e poi va incastrata nel giocattolo, così. Insomma, l'ho trovata una buona idea, che non ci sia il solito posto infelice, solitamente sotto la pancia o in giro, che rovina, diciamo, il giocattolo, invece è ben nascosta. Qui poi c'è il pulsante on off, ma essendo LED la batteria all'interno vi durerà letteralmente una vita. Ed ecco qui il nostro eroe, il Cap, che come vi ho detto è riconoscibile solo per il vestiario e poi perché ha la sua gamba di ferro. Questo gli è stato mantenuto. Come tutti gli omini della Playmobil, ovviamente si può sedere e può muovere le manine, che sono a gancio ovviamente, e può anche muovere la testina. Arriva poi con la sua spada infuocata come nel film, e devo ammettere che ha davvero dei nice touch. Primo, è scolpita davvero molto bene, se la guardiamo di lato sembra un drago che sputa fuoco, proprio come nel film, e anche qui alla fine, e se vedete dentro hanno anche messo della plastica, sempre gialla, anche qui, quindi è fatta davvero davvero bene, sono colpita positivamente. Poi abbiamo due parti della sua armatura coprispalle, dei capelli, sì, gli hanno fatto lo scalpo, intercambiabili per potergli poi incastrare il suo elmo da Dragon Rider, come nel film, fatto molto bene, e c'è anche il congegno che lui stesso ha inventato per planare con sdentato. So che tutti voi ve lo stavate chiedendo, e questa è la sua testa senza capelli, quindi con lo scalpo, e sì, non ha il cervello. Glielo creerete voi giocando, immagino. Comunque, ok, questi sono i suoi altri capelli, ed eccolo qui. Whee! Pronto a volare con sdentato. Mi raccomando a non perdere i suoi capelli normali quando decidete di mettergli questi per incastrare l'elmo, perché potrebbe essere un problema. Ed eccolo qui invece mentre tiene in mano la spada. Devo ammettere che è ben fatto, ha davvero dei nice touch, come anche questo simbolo qui, ed è molto fedele comunque al film, sia se volete giocarci, sia se siete dei collezionisti, davvero molto ben fatto. Per quanto riguarda sdentato, che immagino sia la parte che interessa maggiormente a tutti voi, per prima cosa arriva con questi dardi che può sparare dalla bocca. Sono stati abbastanza accorti da fare questa parte sopra leggermente squisciosa, così da non distruggere pezzi di casa come specchi, televisioni o rompervi gli occhiali. Insomma, dovrebbe accecarvi il meno possibile, ovviamente non puntatevela negli occhi, mi raccomando. E ne ha ben tre, perché per l'appunto il nostro Tootless poi li potrà sparare. Questa è la parte in più invece della sua coda, che ora gli vado a montare, ed è davvero semplice. Ora, prima di attaccargli le ali, cosa che lo renderà abbastanza difficile da muovere, volevo farvi vedere il suo muso più da vicino. Eccolo qui, come potete vedere gli hanno fatto una bellissima texture dragonosa, o meglio gli hanno fatto delle scaglie. I suoi occhi sono molto fedeli a quelli del film, mi piacciono molto, sembra più pronto alla battaglia che tenero. Possiamo ovviamente fargli aprire la bocca e dobbiamo premere fino in fondo, così, per fargli sparare per l'appunto i dardi, ma di lato continua a essere molto fedele al personaggio, anche con la bocca aperta così, insomma lo trovo molto molto fedele. Qui è visto dal davanti, e se lo guardiamo da sotto possiamo anche vedere i suoi denti, insomma è veramente veramente ben fatto secondo me. Le sue zampe poi si possono muovere poi un pochino avanti e indietro, non tantissimo ma abbastanza, e anche loro sono davvero davvero scolpite bene, soprattutto le sue zampette. Sapete che lui è molto particolare come drago, e lo trovo davvero ben riportato. Poi ha le sue alette di direzione, e qui la texture continua, e questa è la sua coda. L'unica cosa che mi dispiace, e che sono sicura che molti di voi avranno notato, è quella che la sua imbragatura è stampata e non ha nulla in rilievo, vedete? È stampata, ed è un peccato perché lui è fatto così bene che poi guardiamo l'imbragatura che invece non ha neanche molti dettagli, e questa secondo me è la cosa che ci lascia un pochino meh, e che manca questo Tootless, perché per il resto è davvero fatto benissimo. La parte sotto poi non ha la texture, qui ha dei buchi ma è veramente leggera come figure, quindi anche se ve la lanciate addosso non dovreste farvi del male, ed è principalmente dedicata al gioco. Queste sono le sue ali, che lo rendono ginormous, quindi enorme, e loro, come potete vedere, non hanno nessuna texture stampate sopra, l'avevo già notato dalle foto promozionali, sono semplicemente nere, non gli hanno fatto la texture dragonosa che invece ha qui, spero che mi abbiate capito. Sapete che parlo in maniera non molto normale.
male. Comunque ora gliel'attacco. Ed eccole qui, ragazzi, è quasi più grande della mia scrivania. Una cosa molto buona delle ali è che sono ball jointed, quindi potete metterle davvero in tutte le posizioni che volete, in avanti, come se stesse frenando, potete anche muoverle ovviamente in avanti o nella sua posizione classica. E insomma, le potete davvero mettere in tantissime posizioni per ricreare le vostre scene preferite. Cioè, ragazzi, guardatelo, è veramente veramente maestoso. Incastrare Hiccup sul suo dorso è facilissimo, potete farlo stare sia in piedi che seduto. Se volete farlo stare seduto, vi basterà metterlo qui e poi spingere in avanti e così non cadrà, oppure vi basterà metterlo in piedi e poi da qui spingerlo in avanti e così non cadrà. Insomma, anche questa è una cosa geniale, non ci sono peggio altro dove incastrarlo, basta semplicemente spingerlo, ecco fatto, tutto a posto, super intuitivo, geniale secondo me. Ma ora so cosa volete vedere tutti, proverò a mettergli uno dei suoi dardi in bocca. Scusa, ecco fatto. E ok, lanciamolo sui poveri personaggini che ho sullo sfondo della scrivania. Oddio, sono molto preoccupata. 3, 2, 1. La mia povera Shoppies è morta. Beh, è un bel tiro. E ragazzi, cosa posso dirvi? Sono davvero colpita da questo set di Playmobil Dragons con Toothless. Devo ringraziare tantissimo Playmobil per avermelo mandato, ma lo trovo davvero super accurato. Molti di voi nel tempo mi hanno chiesto di recensire qualcosa di How to Train Your Dragon o Dragon Trainer e sono felicissima di averlo fatto adesso vicino alle feste. Fatemi sapere se l'avete visto, se lo avete, insomma fatemi sapere come al solito, tutto nella descrizione. Lo trovo davvero bellissimo. Penso che se vi piace la serie e vi sono piaciuti i film non possa mancare nella vostra collezione, quindi fatemi sapere tutto nei commenti, che cosa ne pensate, che cosa avete chiesto questo Natale, insomma fatemi sapere tutto. Noi ci rivediamo il più presto possibile con una nuova recensione e sono anche su Instagram, Facebook e Twitter. Oh mio Dio, gli sta bruciando la testa e forbice è sparita come suo solito. Grazie mille a tutti, ciao!